Il pontefice è in processione verso l'aula nuova del sinodo, ad accompagnarlo i padri sinodali, gli indigeni provenienti dai 9 paesi della cuenca amazzonica. Sfilano stracci e piume, pagai e reti degli ultimi della terra. Testimoni, vittime dell'inquinamento, dello sfruttamento selvaggio che minaccia l'umanità. Per 3 settimane i vescovi dei 5 continenti si confronteranno con questa umanità che ha un messaggio importante, umiltà, coraggio, paresia. E il Papa fustiga le battute sprezzanti. Ieri mi ha fatto una gran pena ascoltare i commenti beffardi su uno dei fedeli che è venuto indossando un copricapo piumato. Con plumas en la cabeza. Ditemi, qual è la differenza tra avere le piume in testa e il cappello a 3 punte indossato da alcuni nei nostri dicasteri? E il tricornio che usano alcuni ufficiali del nostro dicasterio? Papa Francesco ha aperto i lavori del Sinodo sull'Amazzonia, invitando tutti ad accostarsi ai popoli amazzonici in punta di piedi, rispettando la loro storia, la loro cultura. L'ecologia del cristianesimo non è un fondale di cartapesta, ma uno strumento per tornare alle sorgenti della salvezza, non solo della fede, ma del pianeta.